Molto bene. Signore e signori, benvenuti a un nuovo video di Sono Emilio e oggi vorrei parlare un attimo di quello che sta succedendo nell'ultimo periodo su YouTube. Mi avete chiesto comunque, Emilio, cosa ne pensi? YouTube sta morendo e la causa di tutto ciò è Fortnite. Allora, per rispondere a questa domanda, o per meglio dire, per dirvi cosa ne penso di questa cosa qua, dobbiamo fare un discorso un po' più complesso. Qualche settimana fa, scorrendo comunque su YouTube, sono stato attirato da questo video con il titolo "Perché odio Fortnite". Lo youtuber in questione che ha fatto questo video è Lorenzo Stoni, conosciuto nel mondo del web come FaviJ, uno dei più grandi youtuber italiani, penso sia quello con maggior numero di iscritti. Quello che subito ho pensato, ho detto, ecco, un titolo abbastanza clickbait. Fortnite è amato da tantissime persone. Questo qua fa questo titolo un po' clickbait, così attira l'attenzione e fa delle views. Però effettivamente ero curioso di vedere questo video e ho cliccato, ho guardato questo video e con mio stupore diceva delle cose giuste, vere. Non tutte quante. Vi spiego. Praticamente nel video FaviJ racconta che ha cominciato a odiare Fortnite perché la gente gliel'ha fatto odiare. Voi lo sapete, non c'è bisogno che vi presenti il gioco in questione. Da un anno a questa parte è entrato nel mondo di YouTube così a scheggia, su Twitch sta facendo numeri esagerati e quindi ovviamente la gente segue questo gioco. Qual è il problema? FaviJ dice: la gente ha cominciato a farmi odiare Fortnite perché ogni volta che portavo questo gioco, quelle poche volte che portavo questo gioco, la gente mi scriveva e mi diceva: ma non sei capace a giocarci, non è così che si fa. Se trovi questo devi fare questo, perché se no dopo muori, ma no, non si fa così. E giustamente Lorenzo dice: basta, mi sono rotto le scatole di questa gente che mi dice tutte queste cose. E ha ragione, perché purtroppo in questo momento o sei veramente bravo e fai tutte le cose fatte bene, o la gente ti caga il cazzo su come giochi a quel gioco. Tutti si credono dei fenomeni, tutti si credono ninja e dio sceso, tutti pensano che siano bravi a giocare a quel gioco. E quindi FaviJ dice: basta, cosa lo gioco a fare se la gente mi rompe le scatole? E ha ragione. Anch'io, nel mio piccolo, molte volte mentre sto streamando, comunque sono in live, alcune persone entrano e mi dice: minchia, ma tu sei un nabbo, non si gioca così, fai schifo. Io però non mi incazzo perché non me ne frega niente e vi spiego anche il motivo, il perché non me ne frega niente. In quel video, che Lorenzo dice delle cose che io approvo, ha detto una cosa che non è del tutto vera, o meglio, può creare confusione. Io sono un intrattenitore. Se volete vedere gente che sa veramente giocare a Fortnite, andate a vedervi i video di Power o i video di Ciccio Gamer. Loro sono bravi a giocarci, dice questa cosa qua. Allora vi spiego questo. FaviJ paragona Power a Ciccio Gamer, ma non per il modo di giocare. C'è differenza tra Ciccio Gamer e Power. Voi sapete cosa significa pro gamer, essere un pro gamer? Sentiamo dire spesso: minchia, tu sei bravo a giocare, sei un pro. Minchia, no, te sei un pro di sto gioco, sei un pro gamer, te. Lo sentiamo sempre dire. Ma cosa significa esattamente essere un pro gamer? Essere un pro gamer vuol dire essere un giocatore professionista, ok? Quindi una persona che viene retribuita per giocare a un determinato videogioco. Allora, Power è un giocatore professionista di Fortnite. Power viene pagato per giocare a Fortnite. Power prende uno stipendio dei Fnatic per giocare a Fortnite. Ciccio Gamer invece è un intrattenitore. Lasciamo stare il fatto che sia bravo a giocarci o meno. Non siamo qua per giudicare. Ciccio Gamer è un intrattenitore tanto quanto lo è FaviJ. Ok? Loro non vengono pagati per giocare a quel determinato gioco. Loro, tra virgolette, prendono soldi, vengono pagati per intrattenere
loro danno un contenuto, ok? Va bene, Power anche lui stream e riesce a tenere anche delle persone e fa tra virgolette quello che fanno loro, però Power è un'altra cosa, ok? Chiudiamo un attimo questa parentesi, ed è proprio questo il problema. La gente che mi viene lì e mi dice: Miglio, ma sì, ma sei un nabbo, che cavolo ci giochi a fare? Mi viene da ridere, perché ragazzi, io non sono un pro gamer, anzi, io gioco ai videogiochi per passione. YouTube è un passatempo, io ce l'ho già un lavoro. Io lavoro su una macchina taglio laser, ho 3 attestati per utilizzare quella macchina e lì sono bravo, a mio dire. Lì sono bravo, ok? Il mio lavoro non è questo, non è giocare ai videogiochi. Quindi se uno viene lì e mi dice: minchia Emilio, che cazzo si giochi a fare a Fortnite? Fai schifo, chi se ne frega? La gente che è lì, che mi segue in diretta, non mi segue perché sono bravo a giocare. Mi segue per me, per quello che sono, perché io riesco a intrattenerli. Se vogliono vedere una persona brava che sa giocare, vanno a vedere altri. Ok? Volevo chiudere un attimo questa parentesi e volevo dirvi anche questo. Comunque, chiudendo questa parentesi e proseguendo col discorso, leggo sotto nei commenti la gente che dice: oh, finalmente uno che odia Fortnite, ma sì, basta con questo gioco. Non ha capito un cazzo di quello che volesse dire Favij, però va bene lo stesso. Sono stato incuriosito da un commento che dice: YouTube sta morendo per colpa di Fortnite. Allora, ragazzi miei, YouTube ha avuto un calo, ma i problemi sono altri. Sono tanti altri problemi. Fortnite a YouTube gli sta facendo fare numeri inimmaginabili. Poi, se una persona come, che ne so, Mike Shosha non porta Fortnite e quindi porta altri contenuti che attualmente alla gente non gli interessa più di tanto e fa meno visualizzazioni, ok? Non vuol dire che YouTube stia morendo, anzi, YouTube e Fortnite stanno facendo un sacco di visualizzazioni. Fortnite lo sta tenendo in piedi YouTube, è la politica che c'è dietro a YouTube che lo sto ammazzando. Che quello lì è un altro discorso. Il bello di YouTube era che la gente poteva dire quello che voleva senza che nessuno gli rompesse le scatole. Adesso è diverso, perché adesso se dici vaffanculo in un video ti vengono monetizzati a metà, eccetera eccetera. Vabbè, giusto o sbagliato che sia, non importa, non è questo il discorso. Ci sono tante altre politiche dietro, anche il discorso adesso di questa legge, ok? Di questo decreto che vogliono mettere, non sto qua a spiegarvelo perché tanto lo sapete già benissimo di cosa si tratta. Non ammazzerà YouTube, è impossibile che YouTube venga chiuso, come è impossibile che venga oscurato Instagram o Facebook. Non accadrà mai una roba del genere, ormai la gente ci vive per questa roba qua, anche lo Stato ci guadagna su questa roba qua, quindi è impossibile che venga oscurato. Forse cambieranno un po' di cose che lo porterà, semmai a un calo, se dovesse andare nel peggiore dei casi, però YouTube non sta morendo per questo, ok? Attualmente, nell'era che viviamo adesso, è l'era dello streaming, non c'è più l'era del gameplay fatto, montato e finito. Ne vedo anche nei miei video, piccolo che sono, non vanno più come andavano un attimo un tempo, ormai adesso c'è lo streaming, le live. Twitch sta prendendo piede in maniera massiccia, anche perché su Twitch in questo momento si guadagna anche più soldi rispetto a YouTube, quindi la gente è più portata per andare su Twitch. Gente come Ciccio Gamer, perché si è spostata su Twitch secondo voi? Perché si è rotto le scatole di farlo su YouTube? No, anzi, ha fatto un coso da zero per niente? No. Quindi YouTube non sta morendo per colpa di Fortnite, YouTube attualmente non sta morendo, è leggermente in crisi. Però fidatevi, YouTube ancora prima che scompare ne passerà del tempo e non penso che accadrà. È un come dire: da oggi a domani aboliti i frigoriferi nelle case italiane, abolita la luce, nessuno vive. È la stessa cosa adesso, perché la gente vive di questo, quindi è impossibile. Allora ragazzi, concludo qua questo video, spero ovviamente che vi sia piaciuto. Io voglio chiedervi questo. Questo è un mio parere, un punto di vista, una cosa personale, quindi non scrivetemi sotto: no meglio, vaffanculo, dici cazzate, eccetera eccetera. Scusate per il linguaggio scurrile,
Per quelli che ci tengono a questa cosa, sono fatto così, io di monetizzare un video a metà o no non me ne frega niente, sono così di persona, quindi se vi dà fastidio andate anche su altri canali. Va bene ragazzi, concludo qua questo video, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra, di cosa ne pensate di quello che sta succedendo. E niente, mi sembrava opportuno fare un video del genere, comunque parlare anche di voi, di quello che accade, di come la penso io. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi anche alla pagina Facebook, Instagram, tutti i link qui sotto in descrizione. Signori, ci vediamo al prossimo. Ciao.